bilancio possiamo fare del vostro 2015? Abbiamo registrato una crescita del 15%, in particolar modo è andato molto bene l'autunno, anche se avevamo iniziato già durante l'estate una ripresa molto significativa. Questo ci fa veramente molto piacere perché stimiamo che il mercato chiuda in pari o leggermente positivo rispetto all'anno precedente. Molto di questa crescita viene dalla ripresa degli investimenti di alcuni clienti che avevano tirato i remi in barca negli scorsi anni, ma soprattutto da una parte di new business. Oggi abbiamo parlato di e-commerce e tutto questo lavoro, non vi nascondo, ci è stato ispirato da tutto il lavoro che viene fatto quotidianamente sui nostri clienti che operano in questo tipo di settore. Proprio recentemente abbiamo avuto modo di lavoriamo per uno tra i più grandi operatori del turismo online, che è TripAdvisor, e la maniacale attenzione che TripAdvisor ci ha inculcato ci ha portato a sviluppare un lavoro che potesse essere di generale concezione, di generale apprendimento per tutto quanto il settore. Per cui non siamo ovviamente intenzionati a rivelare nessun tipo di dato sensibile, però abbiamo fatto vedere qual è la metodologia che si usa per lavorare su certi tipi di business nel nostro business. Oggi questo comparto vale il 15%, in prospettiva? Ma in prospettiva sicuramente varrà molto di più. Per due ordini di motivi. Il primo perché il settore sta crescendo e abbiamo visto che già nel 2015 è cresciuto del 16%. La seconda cosa è che il know-how che noi abbiamo accumulato a questo punto, per quanto noi non lo vogliamo divulgare ad altri clienti, ce lo teniamo dentro e non è che ce lo dimentichiamo tutte le volte che iniziamo a lavorare per un altro cliente. Dai dati presentati emerge sempre di più la necessità di disporre dei dati sensibili, ma ancora non tutti la pensano così. È una limitazione fortissima, io non possiamo concepire, dato il rapporto che si sviluppa e si dovrebbe sviluppare, si sviluppa spesso e volentieri fra un'agenzia ed un cliente, l'utilizzo di questi dati sensibili. Lasciare un'agenzia, che sia un centro media, un'agenzia creativa, bendata rispetto al business del cliente vuol dire avvalersene per il 10% sostanzialmente. Quello che abbiamo visto oggi è che, fatta salva una creatività diciamo così adeguata, la variabile media è drammaticamente determinante, soprattutto quando si gioca con un media che si chiama televisione. Che si chiama televisione è particolarmente difficile da gestire perché abbiamo visto e vi abbiamo dato contezza di quanto spostare uno spot da una rete a un'altra, da una fascia giornaliera a un'altra, da un programma a un altro, può incidere sulle performance di tutta quanta la campagna. Si sta aprendo una nuova era tra brand, awareness, contenuti e pubblicità? Beh, il 95% del business televisivo è ancora dipendente dallo spot tradizionale. Sicuramente ci sono tutta una serie di opportunità da andare a scoprire, in parte già utilizzate, in parte ancora da utilizzare. Sicuramente per le grandi multinazionali è molto più facile relazionarsi col mercato italiano attraverso dei canonici e tradizionali 30 secondi rispetto ad altri tipi. È molto difficile spiegare a un cliente che sta oltreoceano o a poche migliaia di distanza, miglia di distanza, qual è le caratteristiche di un prodotto. È molto difficile andare a raccontare qualcosa che per noi viviamo tutte le sere in televisione, tutti i giorni in televisione, a qualcuno che di televisione in Italia non sa assolutamente nulla. Il 2016 com'è partito? Il 2016 è partito bene. Abbiamo detto in apertura di giornata che c'è una forte correlazione fra l'andamento del prodotto interno lordo, che sembra essere effettivamente in ripresa nel paese, e gli investimenti pubblicitari. La curva degli investimenti pubblicitari amplifica in positivo e in negativo l'andamento del PIL. Questi segnali ci fanno molto ben sperare per il 2016.